benvenuti in questo nuovo video back to school. Su Instagram e su TikTok vi aggiorno tutte le volte che esce un nuovo video all'orario, però in generale in questi video back to school stanno uscendo alle 14. Nel video di oggi parleremo di come prepararsi al nuovo anno scolastico. Essendo che per alcune regioni si inizierà i primi di settembre, altri un po' più tardi, altri ancora più tardi, però volevo comunque portarvi il video. Sono delle cose che vi consiglio di fare per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. Il primo è porsi degli obiettivi, che siano, come vi ho già detto nell'altro video che vi linko qua, quello delle abitudini che mi hanno cambiato. Potete farli sia mensili, sia in questo caso obiettivi divisi a quadrimestre, trimestre, in base a come fate, oppure alla fine dell'anno uscire con un voto che fa se dovete sostenere quest'anno un esame che sia di maturità di terza media, oppure con una certa media, o prendere quelle di determinato voto in quella materia. Oh, ma possono essere qualsiasi tipo di obiettivo, sia di tipo scolastico sia di tipo personale, ad esempio essere più organizzati, studiare giorno per giorno, non ridursi all'ultimo e queste cose qui. Penso sia utile e bello poi vedere se si è raggiunto l'obiettivo. Come secondo consiglio, sistemare il materiale. Prima dell'inizio della scuola, tirate fuori lo zaino, sistemate la scrivania, i libri, i quaderni e buttate le cose che non vi servono più, le penne finite, queste cose qui. Così dopo, come terzo consiglio, vi do quello di comprare tutto quello che vi serve, appunto. Tra i prossimi video uscirà un nuovo haul back to school, quello dedicato proprio alla scuola dove sono andata a fare compere. Andate a comprare, poi io adoro queste cose, quindi mi piace un sacco fare questi acquisti. Anche se volete dei vestiti, magari dei vestiti proprio che metterete a scuola, nuovi per iniziare al meglio, da mettere il primo giorno. Poi, come altro consiglio, ho messo di organizzare i quaderni. Come vi dicevo prima, dopo aver comprato i nuovi quaderni, organizzate e decidete per quale materia usarne uno, se non che siete all'inizio di una nuova scuola che non lo sapete ancora. Poi, non lo so, buttate fuori dentro il cognitore gli appunti, schemi che non vi servono più, come vi ho detto prima. Iniziate ad organizzare un po' e farvi un'idea di come organizzerete i quaderni, i libri, queste cose qui. E comprate i libri se non l'avete già fatto. Mi raccomando, perché sennò vi arrivano tardissimo. Come quinto consiglio, puntate la sveglia prima. Sappiamo e so che molti di voi, io in primis, durante l'estate ci svegliamo più tardi, essendo che non siamo più abituati all'inizio della scuola in sé, che sia non si sa ancora da video lezione o da in presenza, molto probabilmente in presenza, ci dovremo comunque molto probabilmente svegliare abbastanza presto. Quindi incominciate 15 minuti ogni giorno, 15 minuti in meno, per arrivare più freschi, diciamo, e non svegliarvi tutti rimbambiti il primo giorno. E almeno crearvi un po' più l'abitudine. Ovvio che non è mai bello svegliarsi prestissimo la mattina, però bisogna farlo per la scuola, purtroppo. E quindi è così. Quindi magari facciamo un esempio che vi siete svegliati tutta l'estate alle 10 e mezza, giorno per giorno fate 10 e mezza, 10 e un quarto, 10, 9 e 45, 9 e mezza, 9 e un quarto, 9 e arrivate che non siete proprio super abituati, però comunque già non vi siete svegliati tutti i giorni tardissimo. Come ultimo consiglio, create un planner, prendete un'agenda, un diario, dove vi segnate tutte le cose per organizzarvi al meglio, oppure già iniziate a fare una specie di planner settimanale delle abitudini. Ad esempio, tutti i giorni sapete che andate a scuola il lunedì dalle 8 alle 12. Poi volete andare in palestra il lunedì e il mercoledì, scrivete lunedì, mercoledì palestra e il martedì e il giovedì, non lo so, uscite con gli amici se dovete, che ne so, se avete il tempo. Se no, oppure se io so che vado lunedì, il mercoledì in palestra, ad esempio, il martedì e il giovedì farò più, studierò di più rispetto agli altri giorni, esempio. Io poi sono un caso patologico, però vabbè, cioè vado praticamente tutti i giorni. Però fidatevi, si può fare tutto se si vuole, ovvio, ai limiti del possibile, però se vi organizzate riuscite a fare molte più cose e non perdete il tempo.
Tipo un consiglio molto utile, io durante l'anno, a parte il weekend, guardo poco Netflix, ma quando mi prendo con una serie, quindi un consiglio utile che io uso è guardare massimo 2 episodi al giorno, 3 se è l'ultimo episodio proprio perché, però massimo 2 episodi, sennò perdete tutto il pomeriggio quando magari dovreste studiare. Ci sta anche che un giorno ve lo prendiate di pausa durante la settimana. Io, per esempio, quest'anno, appena cioè l'anno che ho appena finito, che era il primo di liceo scientifico, io andavo a scuola dal lunedì al sabato. Il sabato facevo fino alle 12 e mezza, oddio, mi sono dimenticata già tutto, fino alle 12 e mezza, mi pare, sì. Quindi il pomeriggio me lo prendevo tutto libero, proprio tutto completamente libero. E non studiavo. Poi se non che avevo le gare, ma anche io, cioè lì sono casi strani, però di solito me lo prendevo libero il sabato. Perché era come un altro giorno, vi giuro. Il sabato pomeriggio per me era come un altro giorno, come se mi fossi risvegliata di nuovo. Quindi io mi prendevo libero però quel giorno, però potete sempre nel weekend, se fate dal lunedì al venerdì, potete scegliere il sabato e la domenica come giorno libero. Oppure mezza giornata, non lo so, come volete voi. Niente, questi erano i consigli. Mi raccomando, iniziate il nuovo anno a bomba. Soprattutto con i miei video back to school che escono un giorno sì e un giorno no alle ore 14. Iscrivetevi al canale per non perdere video nuovi. Nella oddio, vabbè. Nella cartella trovate tutti i video che ho già fatto a tema scuola. E niente, al prossimo video. Ciao!